Buongiorno, episodio 25, stagione 5. Sto registrando che è ancora giovedì, ma voi lo ascolterete di venerdì, il venerdì 22 luglio 2022. Sono Giacomo, di entrambi meno di 5 anni, l'abbiamo già detto, e partiamo subito questo episodio con quello che vi avevo lasciato ieri, ovvero il fatto che mi ero posto un obiettivo per la lista d'attesa, no? Chiaramente, come sapete, su diventeromilionario.it/attesa ci si può iscrivere a una lista d'attesa dove verranno inviate delle comunicazioni riguardo una cosa incredibile, assurda, che ho concordato con i ragazzi di Investiro. E quindi, se volete iscrivervi, fatelo, perché tra l'altro adesso vi vado a dire una cosa veramente interessantissima. E mi ero proposto, come ho detto, un obiettivo numerico, ho detto, me lo fisso, non era neanche un numero multiplo di 5, quindi 5, 0, qualcosa, proprio un numero che mi è venuto in mente, lo butto là, non ho idea se sia poco, se sia tanto, intanto lo butto là e me lo fisso. Fino a giovedì pomeriggio eravamo alla metà più uno, ok? Quindi eravamo abbastanza lontani, ma c'erano ancora due giorni, tutto venerdì e tutto sabato, per attrarre persone in questa lista, quindi non c'era nessun problema. Stasera guardo, tra una cosa e l'altra, ho provato a fare dei post su Facebook, a fare dei post su Pinterest, eccetera eccetera, a spingere un po' più su Instagram, guardo, e anche grazie a un aiuto dei ragazzi di Investiro siamo già a quasi il doppio di quanto mi ero prospettato, quindi veramente una figata incredibile. E niente, il bello è che quando si bisogna veramente affrontare altre realtà, bisogna andare oltrepassare i propri confini, ma soprattutto conoscere altre persone che viaggiano su numeri totalmente diversi, no? Perché quando tu ti dai un obiettivo, chiaramente basavo il mio obiettivo su cosa? Sulle mie precedenti esperienze, no? Misere e poche. Poi quando vai là fuori ti incontri con persone, come ho avuto la fortuna di fare io con Alessandro e Stefano, dire vabbè, guarda, proviamo a fare questa cosa qua e vediamo di tirare su questi numeri qua. E io dicevo, ah, ma in che senso? E poi vedi che effettivamente, cioè, se imposti le cose in un certo modo, i numeri arrivano, solo che finché tu te li vedi in maniera nel tuo piccolo, nella tua ignoranza, ecco, nella tua inesperienza, non riesci a concepirli neanche, dici, no, vabbè, ma sono numeri impossibili, cazzo vado con quei numeri là. E invece, quando poi riesci a superarli, ad ottenerli, aumenta la consapevolezza. Questa è una cosa fondamentale, perché poi quando poi arrivi a vedere quella cosa, dici, cacchio, l'ho fatta io, ok, c'è stata una mano perché è una collaborazione, però comunque è a nome mio, ci ho partecipato, io ho visto che effettivamente sono numeri che si possono raggiungere, li ho toccati con mano, li ho raggiunti anche io. E ti cambia completamente il modo di lavorare, il modo in cui fai dei piani, perché finché dici, vabbè, do gratis un libro, non lo scarica nessuno, c'è un problema. Quando invece dici, faccio questa lista d'attesa e vedi che si continua a scriversi persone, dici, ma che figata, cioè bellissima questa cosa qua. E quindi succede che dopo, la prossima volta, quando vai a rifare l'omaggio di un libro, non è che non saranno più zero download 100%, ma perché, non perché le altre persone siano cambiate, ma perché è cambiata la tua intelligenza, il tuo modo di vedere le cose, il tuo modo di porti gli obiettivi. Dici, ok, voglio che 50 persone lo scarichino, perfetto, cosa devo fare, quanti iscritti ho al newsletter, qual è la ricettività al newsletter, cosa posso fare su Instagram, eccetera eccetera. Lo fai, batti finché non arrivi a quel numero là. Arrendersi a zero lo fai solo perché non hai delle competenze, non hai anche un'esperienza pregressa di dire, cavoli, ce la posso fare. Adesso io ho questa esperienza, quindi veramente stiamo viaggiando a una velocità supersonica a livello di... E poi, appunto, oltre che capire queste cose qua, capisci anche l'importanza di un sacco di altre cose che io snobbavo. Però effettivamente, ragazzi, tutto serve, non è che puoi dire no, questa cosa qua, sai, tutti ti dicono falla, tu dici no, non me ne frega un cazzo, poi alla fine non ti costa niente farla, dopo un po' dici, se l'avessi fatta, vaffanculo, adesso sarebbe tutto più facile. Però col senno del poi, ragazzi, sono piene le fosse, quindi noi andiamo avanti così, impariamo le cose che dobbiamo imparare, le espongo le cose che sono da esporre, e chiaramente non le espongo tutte per il semplice fatto che molte sono abbastanza inutili da esporre in quanto riguardano il Giacomo dello stato attuale, quindi sarebbero sia inutili per Giacomo di due giorni fa o per il Giacomo di fra due giorni, e anche inutili probabilmente per voi, perché se siete totalmente su un percorso parallelo dal mio, distante dal mio, diverso dal mio, quindi non condivido tutto per poi non appesantire troppo gli episodi. Comunque le cose che ritengo più
un po' più generali, un po' più interessanti anche sul lungo periodo, ve le butto là, perché effettivamente ragazzi avere un blog è veramente un'esperienza, ma fatta proprio fatto bene, non come lo facevo io fino a 2 mesi fa. Ti coinvolge, ma poi ti dà un sacco di soddisfazione, come un, non dico un figlio, ma come una holding, abbiamo già detto, una holding con tanti mini business che sono tutti i singoli articoli. Poi se volete approfondire questo concetto qua, ho mandato un audio di dettaglio sul gruppo Telegram che trovate su diventeromilionario.it/telegram, e quindi potete passare di là se volete approfondire questo concetto qua. Però appunto, quando trovi il filo del filo conduttore, sto allargando un po' la questione, allontanandoci dalla lista d'attesa, che se volete registrarvi c'è diventeromilionario.it/attesa, una figata incredibile. Capisci che quando trovi la tua quadra, le cose le fai volentieri. Prima io mi svegliavo la mattina e dicevo, ma oggi faccio video, faccio questo, faccio quello, cioè adesso mi sveglio la mattina, so che quello che avverrà sarà la scrittura di un articolo. Di che tipo? Ci sono due tipi di articoli, uno fatto meno, uno fatto di più, quindi le recensioni, gli studi, gli approfondimenti di un conto, una carta, una cosa del genere, oppure su dei dividendi, su delle azioni, eccetera, oppure un articolo della tipologia il mio percorso, quindi che riguarda me, i miei guadagni, eccetera, eccetera. Fare questa cosa qua, perché sai che poi alla lunga ti porterà dei risultati, è da molta più soddisfazione rispetto a fare le cose a caso, parlare di, cosa ne so, di Yu-Gi-Oh! E di orchidee, un sacco di articoli che ho fatto, che per carità erano belli, mi interessavano tantissimo, però non andavano da nessuna parte, perché non ci azzeccavano niente quello che era il core argomento del blog, cioè la finanza, la libertà finanziaria, l'indipendenza e diventare milionari. Quindi ho capito tutto, bello tutto, però appunto non si può parlare sempre di qualsiasi cosa sul blog, bisogna mantenersi fissi su un argomento, e fortuna vuole che Giacomo abbia puntato già dagli albori a un argomento che attira sempre un sacco di soldi, un sacco di interesse. La competizione, voi mi direte, com'è la competizione? Non è male, non è male. Secondo me, ragazzi, c'è un sacco di possibilità su un blog di finanza, perché ormai tutti lo trattano in maniera o superficiale o troppo approfondita, troppo tecnica. Trattate in maniera un po' guascona, un po' scorrevole, barra esperienza personale, barra poi ci metto sempre le mie impressioni, è bello, secondo me alla lunga ti tirerà molto. Quindi questa cosa qua ve la concedo. Se trovate il vostro modo per narrare, tipo strumenti, apparecchi elettronici, là proprio escono fuori dal buco del culo il numero di blog e video YouTube eccetera che lo hanno. Invece su questo argomento qua, secondo me c'è ancora un po' di margine. Chiaramente bisogna iniziare a partire da zero, sempre un casino, però quando poi parti, trovi 2 o 3 articoli che ti spingono, tutto viene da sé. E quindi sì, considerato anche il fatto che poi quando inizi a essere visto, la gente ti scrive mail dicendo, guarda che ho questo servizio di affiliazioni, cosa facciamo? Te lo attivo, e questi sono i guadagni eccetera, capisci che non è per niente male. Quindi c'è anche questa cosa da considerare. Io ve la butto là, poi magari voi dite, a me la finanza non mi interessa scrivere un blog, io voglio pescare. Beh, anche la pesca ha tanta roba, nel senso, anzi è più difficile, però è una nicchia ancora più stretta. Quindi anche perché, visti i blog di pesca, credo che il 90% io me li immagino come fatti in HTML in stile anni 2000 o fine anni 90 addirittura, cioè proprio brutti a tabelle con degli sfondi discutibili eccetera. Quindi svecchiare anche questo tipo di argomento potrebbe non essere male. Dai, adesso ho buttato un po' di carne al fuoco, perché di sì, perché mi sono, quando succedono delle cose che sono fuori dal mio orizzonte di immaginazione, no? Però succedono a me, è come cazzo se mi dicessero, guarda Giacomo che hai vinto, no, non renderebbe bene l'idea, sei passato da 70 a 500 ascoltatori del podcast quotidiani. Cazzo, mi esalterei un sacco, ma perché? Non perché il podcast non ci tengo, non lo curo, non lo faccio così, ma perché è una cosa che non è mai successo. Cioè, quando arrivi, vedi dei risultati per delle cose che fai, e dei risultati li stai già avendo, no? Però tu dici, cacchio, il risultato che sto avendo adesso va oltre ogni più rosa aspettativa, là c'è ad esaltarsi, perché capisci che hai cambiato paradigma, no? Sei passato dal fare un episodio, avere tot ascolti, a fare un episodio, avere 3 volte, 4 volte, 5 volte gli ascolti.
E per concludere, l'esaltazione non è che sia dovuta al fatto di dire: ho avuto una botta di culo che mi ha fatto passare da 60 a 500 ascolti al giorno. No, l'esaltazione è dovuta al fatto che, cavoli, tutto il mio impegno si è accumulato, non ha dato particolari risultati fino a un certo punto. Adesso ho fatto il botto, ma ho fatto il botto non perché appunto abbia avuto fortuna o sia successo qualcosa di particolare, ben vengano anche quegli aspetti là, ma sono meno scalabili. Però se succede qualcosa che è dovuto al fatto che tu ti sei impegnato, poi l'ha scoperto, cosa ne so, Berlusconi, l'ha ascoltato, dico: che figata il podcast di Giacomo, aspetta che lo condivido con 2-3 persone, poi gli ascolti sono passati da 500 a 10.000, è quello, non è un po' di fortuna, però fare il podcast tutti i giorni sicuramente è una cosa che aiuta la fortuna. Aiutiamola sta fortuna, aiutiamola a casa sua e andiamo a prenderci quello che ci spetta, ragazzi. Però non ci si può esimere dal lavorare, dall'essere ogni giorno sul pezzo, dal ogni giorno essere là a pensare a cosa poter fare, a cosa poter migliorare. Ma anche una cosa assolutamente interessante da fare ogni tanto: andare fuori dal nostro orticello e dire: va bene, questo è quello che faccio io, questo è come lo faccio io, questi sono i miei numeri, cosa esiste fuori dal mondo? E quindi vado io, non mi sarei neanche mai posto questa domanda probabilmente se non fossi mai andato a Milano. E vi dico che è stata una figata, perché destino ha voluto che il giorno della mia prima visita a Milano, ovvero a settembre dell'anno scorso, io non avessi intenzione di andare, perché avevo la prima riunione dell'asilo di mia figlia. Fatalità, la riunione è stata spostata, ho capito male la data, non mi ricordo più. Comunque sono andato e da là è iniziato tutto. Pensa, potrebbe essere stato che magari non andavo neanche e sarei ancora qua a dire: boh, il blog, gli AdSense, forse faccio questo, forse faccio quell'altro. Invece adesso siamo qua a parlare di tutt'altre cose molto molto più fighe. Quindi sì ragazzi, la figata è là fuori, ma bisogna andare a prendersela, perché nessuno ti regala niente quando non ti muovi. Quando inizi a muoverti vedi che le persone diventano molto più disponibili, questo è molto fico. Detto questo ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 5 anni, ci sentiamo prossimamente, credo proprio anche prima di lunedì. Ciao ciao.